Eccoci qua, bentornati all'appuntamento estivo con la Compagnia del Libro, un programma che vuole accompagnarvi nelle vostre letture sotto l'ombrellone o magari al fresco dei monti, e oggi lo fa rivelandovi una storia, un personaggio, un evento di quelli che fioriscono molto, sono molto apprezzati da voi lettori in questa stagione e in questo periodo particolarmente adatto per leggere qualcosa che non si è letto durante tutto l'anno. Lei si chiama Barbara Frale e ha scritto con Il Principe e il Pescatore un saggio storia che svela dei particolari. Non vi diciamo troppo, l'unica cosa, lo capirete subito dall'ambientazione del servizio, perché il collega Luigi Ferraiolo l'ha raggiunta addirittura in Vaticano. E andiamo a vedere cosa si sono detti. Nel giugno 1939 Pio XII, da poco eletto Papa, annuncia ufficialmente l'avvio degli scavi sotto la Basilica Vaticana per riportare alla luce la tomba dell'Apostolo Pietro. Però i lavori sono condotti in maniera riservatissima, agli occhi degli osservatori esterni in forma praticamente segreta, un metodo davvero inconsueto per una ricerca archeologica. Allora nacque naturalmente un interrogativo: poteva la ricerca della tomba di San Pietro nascondere altri misteri, ben più delicati politicamente, almeno in quegli anni? La risposta arriva dall'ultimo saggio di Barbara Frale, ufficiale dell'Archivio Segreto Vaticano, storico di talento, che spesso ha capovolto le opinioni correnti sui grandi avvenimenti della storia, come è accaduto con i Templari e con la Sindone. Nel Principe e il Pescatore, il volume appena edito da Mondadori, la Frale racconta un'altra storia. Al riparo delle mura vaticane del cimitero teutonico, a due passi dagli scavi, si dipanò una matassa che dura ancora oggi. Una storia che si legge come un giallo, ma che è tanto avvincente quanto vera. Un'avventura con protagonista Pio XII, che cercò di salvare dal nazismo gli ebrei di Germania e rovesciare Adolf Hitler. In Vaticano si costruì una cellula anti-Hitler che metteva i cospiratori tedeschi in contatto con Inghilterra e anche più tardi gli Stati Uniti, per cercare di fermare l'ascesa del nazismo e bloccare le sue nefaste conseguenze. Anche questa vicenda è assolutamente documentata da molti libri. Ne hanno parlato storici come Andrea Riccardi, Renato Moro, Andrea Tornielli e l'inglese Owen Chadwick. Io ho soltanto aggiunto dei piccoli dettagli a questo quadro di conoscenze che era comunque molto solido. Tra l'altro, i fatti sono narrati in un memoriale scritto da Josef Müller, uno degli agenti segreti che veniva qui in Vaticano. Al centro di tutto c'è la necropoli vaticana, per il simbolo, perché custodisce la tomba di San Pietro, perché al suo interno, il luogo più segreto, più celato del Vaticano, Monsignor Caas, il braccio destro di Pio XII, poteva organizzare sia gli scavi per la tomba di Pietro, ma sia il piano per salvare gli ebrei e per aiutare la Chiesa contro il nazismo. All'interno del Vaticano esisteva un luogo che era al sicuro da qualunque possibilità di interferenza ed era la necropoli vaticana, gli scavi sotto la basilica, che per motivi di sicurezza e di difesa del prestigio della sede romana era chiusa da un cordone inaccessibile. Neanche i cardinali del Sacro Collegio avevano il permesso di scendere lì sotto. Solo coloro che erano implicati nello scavo avevano la possibilità di andare lì. E anche questo avvocato di Monaco, Josef Müller, che non c'entrava nulla con gli scavi e non c'entrava nulla con il Vaticano, ma scendeva nella necropoli per colloquiare con Ludwig Kass, l'economo della reverenda fabbrica di San Pietro, che era stato incaricato da Pio XII di gestire la delicata faccenda degli scavi. Kass è il tramite di questo collegamento fra la resistenza anti-Hitler in Germania e gli alleati, un collegamento nato all'interno del Vaticano, insieme al confessore, o diciamo l'amico personale di Pio XII, che era un altro tedesco, padre Robert Leiber. Sono le due braccia di Pacelli in questo piano per cercare di chiuderla con il nazismo e fare in modo che venisse fermato da questa unione congiunta fra alleati e resistenza tedesca. Se l'attivismo di Pio XII contro Hitler è noto da tempo agli storici, completamente inedita è la scoperta di un piano mondiale per salvare gli ebrei, promosso proprio da Papa Pacelli quando era segretario di Stato di Pio XI e suffragato da centinaia di documenti.
Questa parte della ricerca è inedita e consta di un vero e proprio piano che fu elaborato da Eugenio Pacelli, allora segretario di Stato, e Pio XI naturalmente, il quale supervisiona tutto, per far uscire gli ebrei dalla Germania addirittura prima dello scoppio della guerra, nell'inverno del 1938, in quanto la situazione era drammatica e purtroppo determinate situazioni forse si potevano anche prevedere. Sono circa 200 documenti i quali mostrano come Eugenio Pacelli, in accordo con Papa Pio XI, sollecitarono tutti i delegati apostolici di tutti e cinque i continenti, compresa l'Oceania e le missioni dell'Africa coloniale, chiedendo di fare appello ai governi per trovare un posto di lavoro a questi perseguitati ebrei. Era un esodo di centinaia di migliaia di persone, non si doveva dare assistenza e basta, non si poteva pensare di farli espatriare e poi lasciarli abbandonati. Era un piano ben fatto e se i governi avessero collaborato si trattava di sistemare le famiglie ebraiche trovando un lavoro al capo famiglia in modo che fosse in grado di mantenere il proprio nucleo familiare. Purtroppo a questo piano, che andò avanti mesi in modo disperato, con lettere scritte più volte al giorno, tutti i giorni, i governi opposero un muro di ostruzionismo dettato dalla paura, dettato dal pregiudizio antiebraico. Il piano non riesce per l'opposizione dei governi, però Eugenio Pacelli, nel frattempo diventato Papa Pio XII, continua imperterrito ad aiutare gli ebrei. Alla fine la situazione mostrò questo: chiedere la collaborazione dei governi era inutile, in quanto i governi non volevano ebrei, addirittura alcuni governi che sono un po' meno duri dicono: al limite vi aiutiamo economicamente a farli stare qui un po' di tempo, ma poi devono andare altrove. Quindi c'è una chiusura totale. Alla fine il Vaticano vede che aiutare alla spicciolata le persone una per volta è più utile, perché almeno così qualcuno riesce a mettersi in salvo. I grandi esodi di massa non sono accolti, in quanto i vari stati hanno paura di questo flusso migratorio. E questo è un piano che procede poi durante il pontificato Pacelli. Noi lo possiamo vedere dai documenti che furono pubblicati sotto Paolo VI. C'è per esempio una lettera del 1943 scritta dai dirigenti della comunità religiosa ebraica di Terra Santa di Gerusalemme, i quali si mettono insieme, chiedono a Pio XII di intervenire presso Hitler, presso il Terzo Reich, per far arrivare in Palestina 1200 ebrei, alcuni dei quali forse erano già stati internati nei lager. Loro, le autorità palestinesi, avevano tentato tramite la Croce Rossa più volte di far arrivare questa gente facendola uscire dalla Germania, addirittura tramite uno scambio. Alcune donne e bambini e tedeschi che vivevano in Palestina sarebbero tornati in Germania e questi ebrei dovevano andare a Gerusalemme, però non avevano potuto concludere nulla. Allora si rivolgono al Papa chiedendo se può intercedere attraverso il canale diplomatico, ovviamente nella riservatezza assoluta, per fare in modo che le autorità del Terzo Reich facessero uscire questi 1200 ebrei. Fu proprio l'ammiraglio Canaris, il capo della cospirazione interna antihitleriana, antinazista, a chiedere a Pio XII di non esporsi con condanne pubbliche e troppo solenni contro il nazismo, perché bisognava salvaguardare il Vaticano come cellula internazionale neutrale nella battaglia segreta contro il nazismo. Il nodo cruciale era il legame fra Monsignor Kaas, economo della fabbrica di San Pietro e direttore degli scavi alla ricerca della tomba di Pietro, e l'avvocato di Monaco Josef Müller, il quale era un inviato dell'ammiraglio Canaris e veniva in Italia con la scusa di fare delle visite a Roma, entrava in contatto con Monsignor Kaas. Loro insieme contattavano Hobsbawm, che era il rappresentante del governo britannico qui in Vaticano, e attraverso questo collegamento furono addirittura passati i piani tedeschi per l'invasione di alcuni paesi europei, con una settimana di anticipo, e furono trasmessi dal Vaticano immediatamente, per esempio in Belgio. Purtroppo a queste informazioni che venivano dal Vaticano non fu dato il credito che invece era necessario.
I Cavalieri del Tempio non furono mai condannati dal Papa dell'epoca Clemente V, e invece tutti pensavano il contrario. Lei con il suo libro sui Templari ha capovolto il punto d'osservazione. C'era la tendenza a pensare che il Papa avesse condannato l'Ordine del Tempio in quanto l'Ordine fu sciolto all'interno di un concilio ecumenico nel 1312. Però non si sono analizzati in dettaglio gli atti di questo concilio. Il Papa Clemente V fa mettere per iscritto che, in base alle prove emerse durante il processo, l'Ordine del Tempio non può essere canonicamente condannato in quanto le prove di eresia non sostengono tale accusa. Poi c'erano problemi di malcostume, malfunzionamento ed altre mende che indubbiamente l'ordine aveva, ma quanto all'accusa di eresia non si poteva considerare provata. Il Papa lo soppresse perché, costretto da un ricatto, all'inizio l'Ordine del Tempio era stato messo sotto attacco dal re di Francia Filippo il Bello e dal suo avvocato Guglielmo di Nogaret, ma poi tutti gli altri sovrani del mondo cristiano si aggregarono in quanto ognuno voleva incamerare il patrimonio dei Templari all'interno del suo territorio. Quindi ci fu una sorta di grande cospirazione. Anche in un altro lavoro sulla Sacra Sindone, un altro colpo di scena storico, ce lo racconta? Anche lì, come in altri casi, in qualche modo è stato messo in evidenza e attribuito a me un merito che in realtà non mi sono mai presa e non mi spetta, e cioè l'aver discusso la presenza di alcune tracce di scrittura che sono state individuate sul tessuto della Sindone. Sono state individuate da alcuni scienziati francesi di un istituto prestigiosissimo e sono esperti di analisi dei segnali. Il procedimento a quello che si usa per esempio sui libri medievali e serve a far ritornare alla luce delle scritture antiche che sono state cancellate. In questo caso io ho soltanto provato a dare un senso, una interpretazione al testo di queste scritture, la forma delle quali è antichissima e potrebbe risalire addirittura al primo secolo. Naturalmente, come tutte le iscrizioni, devono essere interpretate. Qual è il lavoro di un ufficiale dell'Archivio Segreto Vaticano e di un ufficiale donna in particolare? Allora, all'interno dell'Archivio Segreto Vaticano, come in altri archivi, ad esempio quelli di Stato italiani, il lavoro dell'archivista consiste nello schedare e catalogare le fonti. Noi abbiamo documenti, io in particolare mi occupo di quelli medievali, che sono inediti, cioè nessuno sa che cosa contengano e sono migliaia. Il ruolo di un archivista donna è nella forma del lavoro analogo a quello di un uomo. Noi, rispetto ai nostri colleghi uomini, abbiamo però, come dire, un aggravante: non abbiamo una moglie in casa che provvede alla casa e ai figli, dobbiamo fare anche quello.